sia che abbiate appena comprato la vostra nuova console Xbox Serie S o che ne siate già fieri possessori, ci sono alcune cose che dovreste assolutamente sapere. Ciao esperti, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer e bentornati su Microsoft Expert Zone Italia, il canale ufficiale che vi permette di scoprire tutte le novità e curiosità più incredibili di Xbox, ma anche di Windows 11, di Microsoft 365, quindi di Office e anche della grande famiglia Surface. Siete davvero sicuri di conoscere proprio tutto sulla vostra meravigliosa console Xbox Series S? Ci sono tantissime cose super interessanti che potete fare proprio adesso per migliorare e personalizzare e gestire al meglio la vostra esperienza di gioco e che sono sicuro non conoscete ancora. E ovviamente se siete nuovi del mondo Xbox troverete ognuno di questi consigli estremamente utili. Le opzioni e le migliorie che potrete apportare sulla vostra console next gen Xbox sono tantissime, quindi direi di iniziare subito. E se vi piace questo tipo di contenuti incredibili su Xbox come questo dedicato a raccontarvi tutte le differenze tra Xbox Serie X e S, che potete recuperare cliccando qui in alto, direi proprio che dovete iscrivervi al nostro canale per non perdervi mai nessuno dei nostri video settimanali dedicati. Bene, che dire, iniziamo! Prima ancora di spostarci e raccontarvi tutto ciò che potete fare dalla vostra console Xbox Series S, vi consiglio di scaricare subito l'app Xbox per smartphone o tablet Android o Apple. Tramite questa comoda app potrete infatti condividere facilmente screenshot e clip di gioco, chattare con i vostri amici, visualizzare obiettivi, ricevere notifiche, installare giochi da remoto, riprodurre i giochi della console sul telefono e molto altro ancora. E iscrivetevi perché sta arrivando un video dedicato proprio alle app di Xbox e di Xbox Game Pass che non vorrete assolutamente perdervi. Xbox Series S vi permette di vivere un'esperienza incredibile su tutti i vostri titoli preferiti, ma sicuramente anche la vostra TV svolge un fattore importante nell'esperienza. Quindi navigate su impostazioni, poi generali e su opzioni di visualizzazione e TV e controllate che tutte le opzioni video di risoluzione e frequenza di aggiornamento siano quelle corrette, altrimenti personalizzate. Stessa cosa potete fare personalizzando le impostazioni audio, cliccando su Generali e poi su Output, Audio e Volume per cambiare le impostazioni audio per casse e cuffie. Lo sapevate che c'è un'opzione per accendere il TV e l'Xbox direttamente dal controller? Visitate Impostazioni, Generali e Opzioni Energia e Periferica Audio Video. Da qui potete attivare l'accensione automatica della vostra TV insieme alla console, spuntando la voce la console attiva in altri dispositivi. Mi raccomando, ricordatevi sempre di tenere aggiornata la vostra console Xbox e le vostre periferiche per accedere alle ultime novità, visitando impostazioni, poi sistema e poi aggiornamenti. Xbox Series S vi offre un'esperienza all digital. Di conseguenza il miglior modo per lanciarvi subito nel gaming è quello di sfruttare un abbonamento Xbox Game Pass ad un costo mensile estremamente basso. Avrete accesso a più di 100 giochi di alta qualità per Xbox, aggiornati costantemente, che potete scaricare sulla vostra console. E molti di questi, come quelli di Xbox Game Studios, sono disponibili al day one. E se volete risparmiare ancora di più, accedere anche al catalogo di titoli EA Play su console e al cloud gaming su tutti i vostri dispositivi, non potete che scegliere l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, il nostro miglior abbonamento gaming di sempre. Se volete approfondire i nostri abbonamenti Xbox e scoprire tutto, ma proprio tutto, su ognuno di loro, cliccate qui in alto e guardate il nostro video dedicato.
potete personalizzare a vostro piacimento l'home page della vostra Xbox per far sì che rispetti al meglio il vostro carattere e la vostra personalità. Visitate la vostra home e cliccate su personalizza per cambiare colori e temi, lo sfondo e accedere alle opzioni di accessibilità. Volete aggiungere un gioco alla vostra home Xbox? Premete sul titolo con il tasto impostazioni e cliccate su aggiungi a home. I giochi ottimizzati per Xbox Serie X e S offrono tempi di caricamento senza pari, grafica potenziata e frequenze di aggiornamento più stabili e fino a 120 frame al secondo. Volete capire a colpo d'occhio quali sono i titoli ottimizzati per la vostra console Xbox Serie S? Vi basterà guardare l'icona vicina ai titoli nel Microsoft Store e nella raccolta Xbox Game Pass. Volete creare un gruppo rapido di app o giochi da avere sempre a portata di mano? Premete il tasto Xbox e visitate la voce I miei giochi e app. Da qui crea un nuovo gruppo. Aggiungete i giochi che desiderate ed il gioco è fatto. Potrete trovare il vostro gruppo rapidamente nella sezione gruppi nei miei giochi e app. Se condividete la vostra console con più membri della famiglia e avete più account, potete inserirli tutti sulla console ed impostare i vostri diversi controller Xbox in modo che accedano automaticamente all'account che avete impostato. Accedete con l'account che volete collegare al controller e navigate in account, poi accesso e sicurezza e passkey, e da qui cliccate su questo controller fa accedere e collegate il controller. I nuovi controller wireless per Xbox sono dotati di un nuovo tasto per l'acquisizione rapida di clip e screenshot di gioco e potete non solo personalizzare tutte le opzioni dedicate a questo tasto in acquisisci e condividi e in impostazioni di acquisizione come risoluzione e condivisione, ma anche rimappare completamente il tasto e dedicarlo ad altre funzioni specifiche cliccando sull'opzione mappatura pulsanti e scegliendo tra le tante opzioni disponibili. Xbox Series S dispone di diverse impostazioni dedicate a gestire la sospensione, l'avvio e l'inattività della console. Visitate impostazioni, poi generali e infine modalità di sospensione e avvio. In modalità standby la vostra console Xbox consumerà più energia, ma vi permetterà di accedere alle funzionalità remote dell'app Xbox. Invece, se desiderate che la vostra console Xbox consumi meno energia quando non attiva, scegliete la modalità risparmio energia. Inoltre potete anche personalizzare lo spegnimento automatico e le opzioni di avvio nel menu a sinistra. Avete bisogno di più spazio di archiviazione per la vostra console Xbox Series S? Alcuni giochi dispongono di diversi add-on che vi permettono di accedere a determinate funzioni aggiuntive o modalità. Se queste non vi servono e ad esempio volete giocare solo alla campagna o solo al multiplayer di titoli come Halo Infinite, cliccando sul titolo con il tasto impostazioni e visitando la voce gestisci giochi e add-on, potete disinstallare ciò che non vi serve. Naturalmente potete risparmiare spazio prezioso sulla vostra console Xbox anche utilizzando schede di memoria esterne che abbiano una dimensione superiore a 128 GB e che siano di generazione 3.0 o superiore, che vi basterà collegare tramite USB. Ricordatevi però che i dati presenti nel dispositivo saranno eliminati e che non potete giocare ai giochi ottimizzati per Xbox Serie X e S che trasferite su memoria esterna, ma solo archiviarli, mentre i giochi Xbox One, Xbox 360 e della prima Xbox saranno anche giocabili direttamente dalla memoria esterna. Per giocare ai titoli ottimizzati per Xbox Serie X e S direttamente dalla memoria esterna dovete essere in possesso di schede di memoria Seagate che hanno tutte le caratteristiche della memoria SSD rapida di Xbox Serie S.
Il terzo modo per risparmiare spazio sulla vostra console Xbox Series S è giocare ai titoli senza scaricarli. Sì, potete giocare ai giochi che sono disponibili nel catalogo cloud di Xbox Game Pass senza scaricarli, ma in streaming, se avete a disposizione un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Se volete scoprire di più al riguardo, abbiamo un video dedicato qui in alto. La vostra Xbox Series S dispone di una nuova tecnologia Quick Resume che vi permette di passare rapidamente tra i giochi che avete aperto di recente senza dover attendere nessun caricamento. Ma se volete tenere un gioco memorizzato e sempre in Quick Resume, potete farlo. Premete il tasto Xbox e visitate la voce I miei giochi e app e cliccate su Aggiungi a Quick Resume. Siete degli streamer Twitch? Bene, Xbox Series S vi permette anche di streamare su Twitch tutti i vostri giochi nativamente e in modo estremamente semplice. Abbiamo realizzato una guida dettagliata sulla nostra pagina Instagram. Visitatela subito tramite il link in descrizione. E mi raccomando, seguiteci su Instagram per non perdervi mai nessuna delle nostre guide dettagliate dedicate. Microsoft lavora attivamente al supporto della tecnologia FPS Boost, che permette di raddoppiare i fotogrammi al secondo in una varietà di titoli retrocompatibili. Questa tecnologia si attiva in automatico in molti giochi, ma per essere sicuro di averla attivata, clicca sul gioco con il tasto Impostazioni e visita la sezione Gestisci giochi e Add-on. Da qui visita Opzioni di compatibilità e attiva FPS Boost. Abbiamo una lista di titoli aggiornati costantemente a FPS Boost nella descrizione di questo video. Volete conoscere sempre quali sono i nuovi titoli disponibili su Xbox Game Pass da giocare sulla vostra console Xbox Series S? Iscrivetevi al nostro canale di Microsoft Experts on Italia e non perdetevi la nostra rubrica mensile Xbox On per scoprire ogni mese tutte le novità del mondo Xbox. E ricordatevi che ci trovate anche su Twitch al nostro canale di Microsoft Experts on Italia, l'unico posto dove potrete seguire i nostri divertenti gameplay e parlare con noi in diretta e chiederci tutto quello che volete riguardo il mondo Xbox. Speriamo che questo video vi sia stato utile. Naturalmente lasciateci un like per farcelo sapere. E se avete dubbi o domande, sapete che siamo a disposizione qui nei commenti. E grazie per averci seguito fino alla fine. Ci vediamo ad un prossimo video esperti. Ciao!